buongiorno, eccoci al terzo incontro di Soft News, ovvero di come pervenirci analizzando ciascuna fake news, non c'è altra via. È un laboratorio, come ho accennato, quasi senza testo, appena appena una questione questa volta, lo leggo e comincio l'analisi. E quindi diciamo che non so nemmeno io dove vado quando comincio, ma gli indici della direzione ci sono. Disinformazione. Leggiamo la frase e poi vediamo. Disinformazione e creazione di una realtà virtuale alternativa? E questa è la fake news? È disinformazione? Crea una realtà virtuale alternativa? Beh, allora anche il teatro, il cinema, la letteratura sarebbero fake news. Interessante, ma... Oppure... Ma questo è un altro capitolo che affronteremo più avanti. E fake news... Sono fake news le dottrine del popolo? Le religioni sono fake news? Interessante porre la questione. Fake news non è fake news, no? Una grande narrazione ipocrita e interessata? Già non è la disinformazione. Una grande narrazione ipocrita e interessata? È una fake news? Già mi chiedevo qui se questa disinformazione e creazione di una realtà virtuale alternativa non sia una grande narrazione ipocrita e interessata. Interessata a chi? Interessante per i detentori del potere. Ma detenzione del potere che è fatua. Basta leggere come giganti del potere l'hanno perso in un istante, da qui la grande paura di perdere il potere. È noto che i servizi segreti sono servizi di spionaggio, ma spiano l'informazione. Informazione dell'altro, no? Raccolgono informazioni. Poi c'è il servizio di controspionaggio, che oggi pare aver preso il sopravvento già a partire dai servizi segreti dello Zar, dall'Ucraina. E quindi non tanto raccogliere le informazioni del presunto nemico, ma seminarne di false. La controinformazione non è l'informazione del vero, è fabbrica del falso, dichiaratamente falso. Nell'apprendimento del mestiere di agente segreto, svelano alcuni agenti segreti, i lettori che hanno avuto a che fare con agenti segreti, quindi non agenti segreti, intellettuali, che testimoniano ben altro di quello che hanno inteso della formazione degli agenti segreti, c'è la questione detta del reclutamento, della costruzione, spionaggio e controspionaggio, nella costruzione delle reti di spionaggio e di controspionaggio, reclutano sia per la raccolta delle informazioni, sia per la diffusione delle controinformazioni o fake news, ma non è solo questo, la fake news, o fake news, per seminare il panico, l'orrore, il terrore, la paura e quindi questa formazione è in gioco ed è questa la fabbrica più importante
di fake news. Perché? Perché non sono più le informazioni, le controinformazioni che un agente raccoglie o semina, ma la fake news è questo robot automa che la produce. E come la produce? Con il reclutamento. Viene reclutato chi è in condizioni di chi è innocente, pensate, no? La fabbrica dello spionaggio, del controspionaggio recluta gli innocenti, cioè chi non è in condizioni di nuocere. Viene reclutato chi è simmetrico al potere di spionaggio e di controspionaggio, chi è simmetrico alla fake news, chi può spargere, chi può raccogliere le notizie vere sulla produzione di armi o su ricette industriali che potrebbero portare fortune, che permetterebbero di costruire altre armi, di comprare altre armi, di produrre altre armi, perché la questione delle armi proprie e improprie è essenziale a ciascuna macchina del potere. Quindi non basta la creazione di una realtà virtuale alternativa, perché sembrerebbe questa la letteratura. Ma la letteratura, c'è un'altra letteratura, ed è quando la lettera è un effetto dell'onda della vita, nel suo gerundo, nel fare, la letteratura nel fare. Quando c'è l'eccellenza, anche nella cosiddetta letteratura, è perché la lettera non è nota prima. La lettera non è quella di cui parla poi, e non è quella del seminario sulla lettera rubata di Lacan. La lettera autentica della letteratura autentica è la lettera che nessuno può rubare. Ma la lettera che qualcuno ruba non è ancora una fake news. Nell'atto di parola un furto è un indice di una questione intellettuale che non è esclusa dall'analisi. L'assunzione del furto sta nel cerchio magico ipnotico, nessuno vi entra, nessuno vi esce. E sembra un ingranaggio penale penitenziario. La percezione è che non ci sia altro. Una gran generazione ipocrita interessata, chissà dove ha raccolto questo elemento intorno alle fake news, è una è un luogo comune e dinanzi, per esempio, ad una narrazione ipocrita interessata che il reclutatore risponde, capta il fantasma e lo incarna. Ho la sensazione che l'amicizia
che c'è stata e che qua e là ancora è mantenuta tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi abbia questa natura, cioè è un'amicizia con un ex KGB e ovunque pare la pratica di Putin è quella di reclutatore, parla sempre da cechista, da KGB, quindi la fake news non è una fake news, perché non è falsa in quanto tale, nella parola è un indice, dagli elementi della direzione. Quella è la direzione dell'autarca, quello è il reclutatore, e questa è lettura. Quello è l'invasore, questa è lettura. Quindi nessuna mistica che noi facciamo senza costui, perché secondo il principio di uguale, beh, anche Zelensky, no? Questo è il principio di uguale degli idioti. Aspirerebbe a essere una fake news, ma è fatua, ed emerge l'autarchia di Putin ed emerge le responsabilità del genocidio, del massacro, degli stupri, delle deportazioni di bambini e non solo di bambini, e senza nessuna non lettura, ma senza principio di uguale presunto, del caso Italia, per esempio, in questo caso ho accennato a Berlusconi, del caso Ucraina. E non è che il caso Ucraina cancelli il palinsesto, le questioni tra virgolette sociali, ma la questione che interviene oggi è che il caso Ucraina è il caso della cittadinanza. La cittadinanza resiste, non è neanche un partito trasversale. Si coglie e a questa aggressione, a questo sopruso, non si può non attenersi alla vita, non la morte contro la morte, la resistenza. Sono chieste le armi per la resistenza, non sono chieste le armi per restituire la morte alla morte. Allora la guerra arcaica non finirebbe mai. E potremmo leggere le teorie di come si concludono le guerre. Alla prossima. Grazie.